Nelle Marche, Ires CGL, basandosi sui dati INPS, ha rivelato un aumento dell'occupazione nel 2022, ma con un'ombra preoccupante, la predominanza di lavori precari, specialmente tra giovani e donne. I salari, descritti come ridotti al lumicino, sono uno dei punti critici. Nonostante una crescita dell'occupazione del 3,5% rispetto al 2021, l'analisi evidenzia che questa è principalmente attribuibile a forme di lavoro instabili, con percentuali più alte rispetto al resto del centro Italia e del paese. Ne abbiamo parlato con Eleonora Fontana della segreteria CGL Marche. I dati mettono in evidenza una situazione estremamente critica per la nostra regione e sebbene l'occupazione rispetto al 2021 cresca del 3,5%, tale dato è al di sotto della media sia delle regioni del centro Italia che del nostro paese. E oltretutto, di che occupazione parliamo? Di occupazione precaria, quindi aumentano i tempi determinati, aumentano i part time e quindi un'occupazione per lo più in ambito appunto lavorativo precario e incerto. E aumentano anche il numero di somministrati ed intermittenti che rappresentano il 15% dei lavoratori privati delle Marche. Questi dati quindi, diceva, sono in linea con la media nazionale, ma in realtà un pochino al di sotto. Questo conferma anche un trend che vediamo in altri ambiti, in altri settori? Sì, sì, certo. È una tendenza appunto che continua a permanere nel tempo, quindi sia nel lungo periodo che nel breve periodo assistiamo proprio a uno scivolamento della nostra regione alla povertà, al lavoro precario, ecco. Quindi dal punto di vista del settore, della fascia dei giovani, quindi gli under 30, qual è allora la situazione? Le criticità maggiori le ritroviamo appunto tra gli under 30. La situazione è qui è veramente raccapricciante. I tempi pieni e indeterminati si attestano al 34,6%, nel 2012 rappresentavano il 48%. E il 32% dei giovani ha un contratto part-time e mediamente la retribuzione lorda annua è di 12.102 euro, quindi al di sotto sia del livello della media nazionale che della media delle regioni del centro. Se prendiamo in esame i lavoratori in somministrazione o intermittenti, che rappresentano comunque una fascia significativa, le retribuzioni scendono al di sotto dei 10.000 euro, 9.800 euro. Per gli intermittenti parliamo di poco più di 2.000 euro annui. Quindi questa è una situazione estremamente preoccupante, questo proprio a denotare come la regione Marche non è una regione accattivante per i giovani che di fronte a opportunità di lavoro sono tentati e si trasferiscono altrove o in altre regioni o addirittura all'estero. Il focus sulle lavoratrici, perché anche questa, no, questa fascia, questa insomma parte di popolazione vede dei numeri poco positivi per le Marche. Sì, continua questa situazione per le lavoratrici marchigiane, rappresentano il 44% di tutti i lavoratori privati e più del 50% delle lavoratrici hanno un contratto part-time e soltanto una su tre ha un contratto a tempo pieno e indeterminato. Ciò che balza all'occhio è anche il gap salariale che è superiore al 30%, per cui a parità di contratto di lavoro, di tipologia contrattuale e di numero di ore, una donna percepisce mediamente nelle Marche un 30% in meno. Quindi se andiamo su una retribuzione media, se un uomo percepisce 23.400 euro, una lavoratrice donna per svolgere la stessa attività lavorativa e lo stesso numero di ore ne percepisce solo 16.000. Insomma, questi sono i dati, no? Inoppugnabili, che scattano una fotografia. Il prossimo step è che cosa ci dicono questi dati, perché sui numeri non si può discutere. Voi che tipo di interpretazione date, cioè come leggete questi dati rispetto alla realtà che poi viviamo, anche magari guardando gli altri territori a noi vicini del centro Italia? Allora, questi dati
E noi non è che li guardiamo perché siamo fissati, diciamo, con i numeri. Ovviamente capire qual è il contesto in cui ci si muove e che evoluzione ha avuto negli anni, quindi rispetto all'anno precedente e nel lungo periodo, nei 10 anni, che evoluzione ha avuto appunto il mercato del lavoro, ci serve per capire se le politiche messe in atto a livello di governo regionale hanno in qualche modo prodotto un'inversione, cosa che noi non vediamo, perché ovviamente se rimane costante, anzi aumenta, accelera sempre di più questo scivolamento al lavoro precario, al lavoro non dignitoso, a un lavoro non di qualità, in cui vengono anche garantite retribuzioni che in qualche modo consentano di vivere dignitosamente, è ovvio che qualcosa va rivisto, e forse più di qualcosa. E quindi ecco, i dati ci servono proprio per questo. Noi siamo impegnati come sempre nel confronto con il governo regionale a far sì che vengano messe in atto politiche per il lavoro, politiche attive per il lavoro, proprio a garantire per garantire le fasce più deboli. In questo caso stavamo parlando di lavoratrici donne e di lavoratori giovani, di giovani donne e uomini. Dal vostro punto di vista c'è magari qualche modello che si può prendere? Perché chiaramente no, la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, i dati sono conosciuti da tutti. Cioè, il punto centrale è proprio capire che cosa fare per o invertire la tendenza o quantomeno cercare di tamporare i problemi più evidenti, più grossolani. Allora, una prima risposta la avrebbe dovuta dare il PNRR, le risorse che sono state messe a disposizione. In realtà questo è avvenuto solo in parte, o in alcuni casi non è avvenuto, nel senso che si sono utilizzate le risorse senza una progettazione a lungo termine, no? Quindi si utilizzano delle risorse perché sono a disposizione e mettendo in piedi quello che si può fare nel breve periodo. Però se non si fa una programmazione che in qualche modo possa garantire proprio un piano straordinario, no, di assunzioni, ma di assunzioni stabili, e si continua ad agire nell'ottica del tappare un buco nell'immediato, è ovvio che non si produrrà, si perderà anche questa grande opportunità, perché di risorse il PNRR anche nella nostra regione ne mette a disposizione tante. Le chiedo se le azioni del governo Meloni almeno in qualche punto possono cambiare rispetto alle richieste che avete fatto a gran voce nelle piazze. Allora, a nostro avviso ovviamente dovrebbero cambiare, e lo sciopero, le manifestazioni che si sono svolte nelle varie regioni d'Italia hanno comunque messo in evidenza come per le lavoratrici e i lavoratori, le pensionate e pensionati, questa legge di bilancio è inadeguata. È inadeguata perché non si vanno a reperire risorse per i rinnovi dei contratti, per la rivalutazione delle pensioni, e si va in qualche modo a peggiorare pesantemente anche le condizioni per poter accedere alla pensione, quindi andando a penalizzare sempre solo i lavoratori dipendenti, e non si vanno a reperire risorse là dove invece lo si potrebbe fare. Quindi è ovvio. Per esempio tassando gli extra profitti, come abbiamo ribadito più volte, perché non si può pensare che si va sempre a pescare direttamente nella busta paga dei lavoratori o dei pensionati. Quindi in qualche modo la risposta dello sciopero c'è stata, e siamo molto soddisfatti dell'adesione, e siamo in attesa, insomma, di capire poi come si muoverà il governo.